Buongiorno ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, sto facendo un po' di skincare mattutina, vi porto con me in questa giornata veramente veramente speciale perché faremo delle foto di uno shooting di carnevale con Daniel. Sono troppo troppo felice perché ogni anno condividiamo questi ricordi di queste foto insieme e poi quando andremo a casa nuova vi farò stampare tutte le foto, voglio fare tutti i quadretti, tutti gli anni che ci siamo vestiti io e lui, almeno fin quando è piccolino e me lo fa fare perché lui è molto contento. Ad esempio l'anno scorso ci siamo vestiti da la Bella e la Bestia, io e lui, e la Fatina. La Fatina e Pinocchio, io e lui, e quest'anno ci vesteremo da Cucciolo e Biancaneve. Comunque venite voi su IG a vedere le foto. Nel frattempo io mi sto applicando il mio siero gocce di luce Carlita Beauty, che lo amo perché questo veramente è favoloso contro le macchie, le imperfezioni, chiude i pori della pelle, rende la pelle proprio luminosa, omogenea e favoloso. Tra l'altro tutti i prodotti Carlita Beauty sono scontati al 20% ora sul sito, quindi potete approfittare. Adesso invece poi mi metto Risplendi, la crema contorno occhi, questa è ottima contro le rughe, le occhiaie. Veramente io senza questi prodotti non so stare, li ho creati proprio io perché non c'era niente in commercio che avesse tutte queste proprietà tutte insieme. Ad esempio questo qua non solo è anti occhiaie ma anche anti rughe, quindi quella è la cosa bella, e pialla proprio il contorno occhi, quindi lo rende proprio super levigato, è come se fosse una base ancora prima di applicare il correttore, quindi fa già un lavoro come correttivo, insomma. E comunque vi dicevo, potete prendere anche il cofanetto che appunto è scontato sul viso. Poi perla d'idea, ma no raga, vi ricordate le morning routine che facevo quanto erano belle? Ne dovrei fare qualcun'altra, erano troppo troppo belle e a me piaceva un sacco girarle, c'era un po' una moda. Mo adesso mostrerei sicuramente i miei prodotti perché veramente come loro non c'è niente, li amo. Perla d'idea, la crema perfezionante che poi ha questo profumo, mamma mia, di vaniglia, buonissimo, che vi piace un sacco. E vi dicevo, quindi oggi è sta giornata bellissima che passeremo insieme al mio cucciolo. E mi raccomando, fatevi, ve l'ho detto anche su IG, fatevi la morning routine, comunque la routine, la skincare. O in reggiseno o comunque maglia scollata, così applicate anche sul collo e décolleté, è importantissimo perché queste creme vanno ad agire anche contro l'invecchiamento, quindi sono creme che vanno bene per tutti i tipi di pelle perché prevengono sia le impurità sia l'invecchiamento. Guardate che pelle super luminosa, compatta, senza imperfezioni, cioè adoro alla follia, veramente. Io adesso devo andare ad allenarmi e ci vado così, senza trucco. Prima però devo passare ai magazzini perché c'è una sorpresa per voi. Vi volevo far vedere il cofanetto che tra l'altro è tornato disponibile perché questi vanno subito a ruba. Adesso c'è, lo potete avere scontato al 20%, quindi cofanetto che poi ha un nuovo look perché guardate qua, qua c'è scritta una bella frase: la skincare per una pelle da Dea, Carlita Beauty, quindi lo troverete. Prima non c'era questa scritta, adesso è rinnovato. E poi il cofanetto dopo vi resta, potete toglierci queste scatole e vi resta proprio questo cofanetto per mettere quello che volete dentro. Sto cucinando la puttanesca, guardate qua. Allora io metto l'aglio piccolino piccolino con l'olio, i capperi e le olive e faccio soffriggere. Nel frattempo sto facendo anche un video su TikTok, che là metto tutte le mie ricette express, però express, express, ma che cacchio dico, però vabbè, visto che sto vloggando ve lo faccio vedere. Con le tagliatelle o le linguine a me piace, e qua ho messo la pentola e qua invece sto facendo i spaghetti per Daniel. Soffriggiamo, soffriggiamo. Aspetta. Daniel, ti piace questa canzone? Lui così. Anche Bubi. Bubi, 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 Bubi. E Daniel, 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 fai un salutino. Saluta. Ciao amici. Bacio. Profumo, raga, mamma mia. Ragazze, ragazze, come sono buoni. Pieni di salsa. Ecco qua, nei magazzini Carlita Shop si ride e si scherza sempre e si lavora per voi. Guardate qua, vi ho messo tutti i drenanti per farvi vedere che sono scontati al 25%. Questi sono i drenanti che prendo io.
e avete anche la spazzola anticellulite in omaggio. Però poiché ho dato la promo già su IG, stanno andando a ruba, quindi fate in fretta. Se prendete il drenante lo avete scontato al 25%, e questo è quello che prendo io, è ottimo. E la spazzola massaggiante anticellulite e drenante, questa è favolosa, il regalo gratis, quindi fate in fretta, andate su Carlita Shop. Sì, al lavoro per voi, già stanno arrivando tantissimi ordini e stiamo mettendo in tutti i pacchi la spazzola in regalo a chi ha preso il drenante, vedete? La spazzola anticellulite. Comunque la promo è estesa a tutti i prodotti Dottor Organic e Ottima, quindi vi conviene approfittare. Già le persone su IG stanno ordinando tantissimo perché sono tutti scontati al 25%. Questa spazzola è ottima, vedete, tutti i prodotti Dottor Organic sono tutti scontati al 25% e stiamo mettendo in tutti la spazzola. Fate in fretta e approfittate, è ottima, ovviamente una anche per me. Ragazzi, buongiorno, qui c'è Cucciolo, saluta Cucciolo. Ciao! Ciao! Date quanto è bello! Allora, praticamente, io sono Biancaneve, lui è Cucciolo. Ci siamo fatti fare questi vestiti dalla sartoria Partenopea, non si vede niente, vabbè, che siamo contro luce. Comunque, ecco la vostra Biancaneve! Guardate come sono bello! Anche tu, vieni Cucciolo! Allora, la sartoria Partenopea ci ha fatto questi vestiti, si trova a Napoli, loro sono bravissimi. E mo ci andiamo a fare le foto. Ma io sono troppo bello, sono proprio una bella Biancaneve, guardate qua. Cioè, è bellissimo, sono fatti tutti i boccoli. E c'è un bel sole, ve lo faccio vedere. C'è un bel sole e mo andiamo. Daniel, saluta. Ciao. Come ti chiami tu? Sei Cucciolo. Cucciolo Biancaneve. Ciao. Ciao Cucciolo. Dagli la mela a mamma. C'è il gabbiano dietro. C'è il gabbiano sulla testa, papà. Cucciolo. Siediti vicino a mamma. Siediti a mamma. No, siediti e poi ti alzi un'altra volta. Eccoci. Ciao. Dani, guarda, ma saluta. Ciao. Ciao. Attento. Attento che c'è il mare. Scendiamo. Gira di qua. Facciamo una camminata. Sì. Andiamo di là. Cucciolo, vieni da me. Corri da me, Cucciolo. Ciao. Ciao. Qui c'è anche Biancaneve. Senza mila. Grazie alla sartoria Partenopea. Dani, vieni qua. Guardate che belli. Guardate, Cucciolo, vieni qua, Cucciolo, facci vedere l'abito tuo. Fagli vedere, vieni qua, fagli vedere. Guardate com'è bello. Andiamo questo Cucciolo. Che ti senti? Avrebbe. Ragazzi, scusate l'aspetto, non sto truccata perché sto un giorno detox, mi sono messa solo le mie creme Carlita Beauty. E guardate che bella pelle che ho, bellissima. Comunque, una cosa dobbiamo dire, vero amore? Vi dobbiamo dire una cosa. Che cosa, amore, dobbiamo dire? Vi dobbiamo dire che noi... No, che dobbiamo dire, amore? Che la settimana prossima il mio amore sarà in televisione. Sarò in TV! Non vi posso dire ancora nulla, ma seguitemi su IG dove vi dirò tutti i... Stai con Don. Re 1, re 2, re 3, re 4. Allora, seguitemi su IG dove in questi giorni vi svelerò dove sarò. Yeah! Sì. Che bello, mi seguirete? Bravo, amore. Grazie, anche sono contenta. Bra. Che bello, devo ringraziare sempre a voi per tutte queste cose perché veramente mi seguite, mi volete bene e io vi voglio tanto tanto bene. Ho letto anche i commenti sotto all'ultimo video che vi è piaciuto tanto e quindi continuerò a fare anche quei video così. Ma che film stai facendo? Il film è... non lo posso dire. Forse di film, no, amore, non ci dobbiamo andare a vedere il film di Siani. Vogliamo andare oggi?
No, mi sento buono. Ma che te si andiamo? Io non mi sento bene. E neanche. Che ti senti, amore? Sono la febbre. Amo, vuoi che chiamare Tarantino? Siamo 118, ma presto. Mio amore, potete sentire poche decime di febbre. No, amore, secondo me è l'ora febbre. Sì, drammatico. Ragazzi, pure i vostri compagni, marito e fidanzati, sono così. Ho fatto un bel crostone, guardate quanto è bello, con la mozzarella e il prosciutto crudo. Mamma mia, non ho tolto neanche il grasso, è troppo invitante sul prosciutto. Me lo vado a mettere un po' nella friggitrice, l'ho fatto cuocere già prima, me lo vado a rimettere nella friggitrice altri 2 minuti. È troppo bello. A me piace tantissimo il crostone, ragazze. Croccante, croccante. Qua c'è sempre Pupi che controlla che cada qualcosa a terra. Quelli qua, vedete ragazze, nella friggitrice d'aria vengono buonissimi. Questo già l'ho messo qua. Super croccante. Bellissimo. Io la uso per tutto, è veramente top. Vicino ci stanno i miei integratori per la cellulite che li prendo ogni giorno. Questi li trovate su Carlita Shop, sono fenomenali ragazzi, aiutano un sacco a drenare e se ne prendono 2 al giorno. Grazie, eccomi. Allora, praticamente vi volevo concludere questo vlog facendo un po' un piccolo sfogo perché praticamente su IG si è aperta la mezza polemica di... mi sono appena lavata i capelli, mamma mia, ci volevo proprio su Shamba ragazze. Comunque la mezza polemica riguardo le foto che ho postato, venitele a vedere, quelle là di carnevale, e praticamente ci sono stati dei commenti veramente che io non mi aspettavo, in cui praticamente le persone mi hanno accusato di voler essere, cioè in cui ero inappropriata perché avevo queste gambe da fuori ed erano troppo per una festa di bambini, per l'innocenza dei bambini. Io tutto cioè immaginavo fuorché di creare scalpore con queste gambe, semplicemente era un vestito che era bello tutto svolazzante ed era bello proprio messo così in quella posa, tra l'altro che si rifaceva a quella che ho pubblicato l'anno scorso, in cui eravamo la Fatina e Pinocchio, se vi ricordate. Comunque l'ho messa nelle storie, proprio la stessa posa, io seduta così con quest'abito svolazzante. Veramente io penso che certe persone siano un po' esagerate, un po' ci sia un po' di bigottismo, di moralismo proprio esagerato, perché veramente non so cosa ci potesse mai essere, ma non immaginavo neanche che quella foto cioè per le persone potesse essere volgare o inopportuna. Cioè semplicemente quello è un ricordo che ho fatto io con mio figlio e veramente ci sono rimasta male, ma proprio molto molto male, per questi commenti di queste persone che mi hanno accusato appunto di essere inappropriata, di essere volgare, di aver messo in ombra il mio bambino, quando invece noi creiamo queste foto, scusate, saluti a me, creiamo questi travestimenti e queste foto sono foto ricordo, perché poi quando andrò nella casa nuova me le voglio stampare e me le voglio mettere tutte quante esposte come dei quadretti. Infatti devo ringraziare la Sartoria Partenopea che mi fa questi abiti veramente veramente stupendi. Quello di quest'anno era stupendo, ma anche quello dell'anno scorso, appunto della Fatina e Pinocchio. I personaggi che interpretavamo quest'anno secondo me erano proprio fedeli agli originali, e la foto anche proprio come è stata fatta con la scenografia era proprio bella, cioè ha avuto tantissimi like, cioè, c'era proprio poco da dire. Chi veramente ha trovato il marcio in questa foto, io l'ho scritto anche nelle storie, secondo me il marcio ce l'hanno dentro, perché non è possibile veramente che non vi sta mai bene niente, che dovete criticare tutto, che dovete vedere il marcio in tutto.
veramente mi hanno rovinato, cioè tra virgolette, perché poi non hanno rovinato nulla, però delle foto così belle, secondo me siete voi che vi volete mettere in mostra con questi commenti, perché poi io li ripubblico nelle storie, mi ci metto a parlare con i video, nelle cose, comunque gli do importanza, siete voi che avete una vita praticamente scarna e volete mettervi al centro dell'attenzione con questi commenti proprio stupidi, perché veramente c'è, cioè, ma non avete mai visto una gamba da fuori? Vi scioccate, vi scandalizzate per una gamba da fuori? Ma veramente alcune persone hanno detto, infatti vi leggo uno dei commenti più belli, che è stato della mia amica Alessandra, che nei commenti aveva comunque andato a vedere e ha scritto: ci vuole davvero una tale frustrazione personale per arrivare a criticare anche queste foto, davvero anche queste foto, perché su IG veramente ci sono commenti, se vi andate a fare un giro, comunque seguitevi anche su IG perché vi fa delle risate, comunque vi intrattiene il mio IG perché è sempre pieno di persone frustrate. Davvero la gente ha dei grossi problemi interiori, guerre personali risolte, sfoga la propria frustrazione con gli altri, perché la verità è che sta coscia se la sognano, perciò non gli va bene che la metti fuori. Se avessi avuto tanti chilogrammi in più e saresti stata obesa, ti avrebbero detto che avevi fatto bene, ti avrebbero incoraggiata e sostenuta e si sarebbero riempite la bocca di body positive. E purtroppo devo dare ragione alla mia amica Ale, perché veramente veramente io tutto mi immaginavo, perché questi commenti, sono rimasta malissimo, perché ho voluto creare questi ricordi di queste foto con mio bimbo, e veramente cioè ricevere questi commenti è stato veramente veramente brutto e triste. Però comunque non mi lascio abbattere, comunque mi interessa sapere voi cosa ne pensate, vi aspetto nei commenti, vi aspetto su IG, su TikTok, e niente, vi mando un bacio grande, ma non fatevi mai abbattere dalle persone negative che vi vogliono abbattere, e io veramente sono un esempio proprio di forza, non so neanche io dove la trovo la forza, comunque io voglio un gran bene, la mia forza siete voi, cioè tutte le persone che mi scrivono commenti positivi e che mi sostengono e mi supportano, quindi grazie veramente per il vostro supporto e vi mando un bacio grande. Ciao!